Benvenuti ragazzi in questo nuovo video sul mio canale, io sono Dex678 e benvenuti all'episodio di Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, episodio 6. Allora ragazzi, innanzitutto vi chiedo di iscrivervi, lasciare mi piace, commentare, condividete con i vostri amici, attivate la campina, iscrivetevi al canale che ho messo in descrizione, rispondete per scegliere i sondaggi e non vedete gli episodi dato a contattando Fanabatto, soprattutto quelli della modalità storia, episodio ed episodio personaggio. Nel frattempo scegliamo un po' il nostro equipaggiamento, di cui, allora, questo qui, ovviamente questo, assolutamente. Per il semplice motivo che ci sarà un combattimento che durerà un bel po', secondo me. Ci mettiamo i gold, ovviamente. Armi di supporto non mi sembra che ce ne servano al momento, perché abbiamo messo tutte veramente, però non è che ci servono, no. Gli strumenti sono sempre gli stessi, tranne per qualcosa qua, ma niente di che. Scegli una spalla, sempre lui. Ah già, avevo dimenticato. Maledizione. Avevo dimenticato l'equipaggiamento per la spalla di fare i finimenti a parata e quelli da battaglia. Perfetto. Ora possiamo iniziare. Posso? Sì. Perfetto. Equipaggiamento a spalla, metto i finimenti da parata. Perfetto. Veicoli non abbiamo nessuno. Mettiamo l'uniforme furtiva. Niente. E qua non possiamo selezionare nessuno. Perfetto. Iniziamo. Il prima possibile. Perfetto. Allora ragazzi, l'ultimo episodio eravamo arrivati dal punto in cui siamo riusciti a fare a distruggere la strumentazione per la comunicazione tra avamposti. E siamo anche riusciti a catturare un comandante che ci aveva chiesto di ucciderlo, però l'ha voluto catturare perché c'aveva un ottimo punti di abilità sul combattimento, quindi l'ha voluto recuperare per forza perché era utilissimo come soldato. Da generale a soldato, che cambiamento di stato, che cambiamento di grado, non di stato. Ora dovremo recuperare l'ONAB, che sarebbe un lanciamissili. Consegnata agli Amid, i combattenti del Mae. Ma i guerrieri Amid, l'MP deve essere ancora nascosta nella loro base, il forte di Sma 6. Fortunatamente lo stanno cercando anche i sovietici. Devi trovarlo prima di loro e riportarlo qui. Va bene. Sul tuo droid troverai un'immagine del bersaglio. L'immagine qual è? Ok, quella lì. Va bene. Non sarà difficile trovarla perché so già dove sta. Appena ci dovremmo sganciare, ditemelo. Vai, ora. Guarda quanto è bello il mio cavallo con l'uniforme da parata, che sembra un cavallo dei cavalieri. Come si chiamano? Quelli dove fanno le parate, praticamente. Vabbè, poi qua è inutile, basta che seguo la strada e sta a posto, è inutile che. Adesso mi metto in impostazione. Quindi possiamo anche togliere questo qui. E possiamo andare direttamente alla smuove forte. Salterò un po', quindi ci vediamo tra poco. Eccoci qui. Finalmente siamo arrivati alla forte di Sma 6. Ma prima ci mettiamo col sigaro Phantom e facciamo passare un po' di tempo. Poi, sigaro Phantom, ok. E facciamo arrivare fino alla sera, così almeno siamo meno visibili, ecco. Ok, basta. Perfetto. Abbiamo fatto un po' di casino, sinceramente. Però siamo riusciti a distruggere le comunicazioni esterne, quindi stiamo a posto per il momento. Loro non sanno niente, quindi più tranquilli. Ho dovuto rifare più di una volta perché praticamente è successo che non riuscivo ad andare avanti perché continuava a essere bloccato fino a un certo punto. Ci sta un nemico da quella parte, ma non me lo segnala. Non lo segnala perché vedo solo le gambe. Che pizza.
C'è più nessuno, c'è solo un lì. Analysis complete. E da quelle parti di sicuro. Eccone un Analysis altro. complete. E basta. Sono solo questi. Vabbè. Meglio così. Però io l'avevo visto, non mi ricordo. Eccolo lì. Ok, Analysis mo me lo complete. segniamo. Ok. No, non vorrei che non avessi visto alcuni. Ma me l'ha preso. Ok, ora sì. Torniamo da questa parte. Tutto tranquillo, da qui. Ci prendiamo anche il soldato sovietico. E apriamo qui. Vedo due diamanti grezzi da quella parte che stanno luccicando dalla mia destra. Qua non ci sta niente, oltre ai materiali comuni che non ci fa male. Anzi, meglio. Là. Perché mi sono scoperto così? Preso. Perfetto. Ora prendiamoci i metalli e il carburante, poi due diamanti grezzi che stanno qua sotto, 10.000 e 10.000. Non male, dai. Speravo di meglio, però non mi posso lamentare, sinceramente. Qua non ci sta niente, rotta questo qui che ora ci trasportiamo con le palloni. E nessuno l'ha visto, per fortuna. Ce ne sta uno che corre da quella parte, meno male che l'ho visto l'ultimo momento. Mi recuperarlo. E certo, altrimenti non te l'avrei spedito, no? Oh, poi ci sta un qualcosa da quella parte che non. La cosa radar, che non mi ricordo più come cavolo si chiamava. E ci sta un nemico da quella parte che me lo prendo. Eccolo lì. Perfetto. Ora. Abbassiamoci un attimo prima che ci scoprano. E spariamo quello lì se ci riusciamo. Anche se ne ho dubbi. Però io me la tento. Preso. Non t'avevo visto. Preso. Perfetto. Quello lì ha visto qualcosa e non mi piace quando la gente guarda troppo. Abbassiamoci un po'. Vediamo di non farci scoprire. Oh là, perfetto. Ora ci sta un nemico da quella parte che scansiniamo subito. Scansiniamo, madonna, manco fossero degli oggetti strani. Vabbè. Qua il silenziatore mi si sta distruggendo, quindi meglio che utilizziamo a strangolare un po' di gente. A strangolare, a stordirla almeno. Strangolare sembra una cosa brutta, come se la dovessi ammazzare. Perché me la sto portando dietro? Perché? No? Sì, ecco, ha capito. Ok, sto un posto di soldato sovietico che ci prendiamo subito e io direi mettiamo anche una C4 e distruggiamo, lo distruggeremo appena abbiamo eliminato i nemici ovviamente. E distruggeremo il pezzo qua di coso. Sta un altro posto di soldato sovietico che vado a pensarci subito, nessuno l'ha visto per fortuna. Ogni tanto anch'io un po' di culo. Ci prendiamo anche la mezzaluna dorata. E qua ci stanno delle risorse biologiche. Perfetto. Ok. Dai, stiamo messi bene. È andato tutto. Ecco. Meglio che sto zitto, guarda. L'ultima volta che ho detto sta stronzata cioè, ho dovuto rifarlo. Cioè, non è che ho dovuto rifarlo, però sono dovuto andare con tutta l'attenzione del mondo. Porca miseria. Eh sì, vabbè, tutti ci stanno. Quello non ho neanche visto. Figurati. Porca miseria.
Non so come agire. Non so per niente come agire. Facciamo lui. Ora tutti si distraggono in un singolo punto, in teoria. Non proprio tutti, però l'altro non so che fine ha fatto. Ora prendiamo questo qui da dietro e lo strangoliamo. Con lui quando se n'è andato ci ha fatto un favore enorme. Intanto ne ho visto un altro. Ok, strangoliamo pure questo qui. Veloce, sarebbe anche il caso. Perfetto. Ora, vabbè. Porca miseria, ma quanti ce ne sono in una volta sola? Quanti cacchio ce ne stanno? Quello lì neanche l'avevo visto. Loro due se ne, loro se ne sono andati. Sì, vabbè, mi vedono tutti. Mi vedono tutti. Vabbè, ormai è andata. Contatto. Ma porca miseria, ce l'avevo quasi fatta, di poco. Uccidiamo pure questo qui. Sì, uccidiamo. Ma se nemmeno riesco a prenderlo. Porca miseria! Dannazione, ce l'avevo quasi fatta! Ce l'avevo quasi fatta! Maledizione! Dannazione, ce l'avevo quasi fatta! Così! Da nervoso pensare che non ce l'ho fatta alla fine! Che manca quel poco! Perché ne sono usciti altri 100! Pizza. Non ti ci metti pure tu, sigaro. Fumiamo un po'. Ok. Che pizza, oh. Cioè, uscivano proprio da fuori. Dal... Boh, vabbè. Lasciamo vedere, guarda. Cerchiamo di usare di meno e prendiamoci precisione. Vabbè, non fa quello precisione. Cheat. Vabbè, in teoria quello lì l'ho preso, quindi dovrebbe fare tra poco effetto. Stai giù. Stai fermo. Chi è quello? Nessuno. Ma porca puttana! Solo uno che deve andare in bagno, solo uno che deve andare in bagno. E quindi si striscia per non perdere la tenestra. Ok, quello è andato a dormire. Questo qui ora andrà pure lui a dormire. E pure lui. Mamma mia che ansia, mo. C'ho un'ansia del corpo tremenda. Apriamo di nuovo qui. In teoria ci stanno i nuovi materiali. Esattamente. Ma dobbiamo recuperarci tutto quanto. Vabbè ragazzi. Vi farò... Tornerò quando avrò finito. Eccoci qui. Finalmente ho trovato il maledetto NB. Non ce la facevo più, raga. Mamma mia. Quante volte l'ho dovuto rifare. Ogni volta mi beccavano sempre e subito dopo morivo. Che cavolo, ogni 3 secondi. Ho dovuto... L'ho ripetuto così tante volte che la volta che sono uscito c'avevo un cappello da pollo. Questo qui mi serve per non farmi più... per non farmi localizzare per 3 volte. Quelli impazziscono e quindi non mi localizzano. Ma una tragedia comunque, guarda. Adesso in... pensiamo ad altro, guarda. Allora... Il compenso, mi hanno dato un sacco di diamanti grezzi, quindi ne ho abbastanza per farmi altre cose. E secondo, dobbiamo prepararci per l'attacco dei teschi, che mi ricordo che ci stavano questi maledetti teschi dei Cypher, praticamente. Ah, di giuro non ce la facevo più. Stavo impazzendo letteralmente.
Ah, Gesù. Ma io dico, ma mi posso vedere con questo? Con un cappello da pollo? Dio santo. Pur dirci, ci mi serviva anche un cappello da pollo. Cioè, pensate un po' come sto messo. Psychomantis. Che cavolo ci fai tu qui? No, se ci sta lui ci sta anche l'uomo di fuoco. Non mi ricordo chi altro ci stava. Sapevo solo che ci stavano i teschi, ma non che ci stava. Psychomantis, cos'è quella mano? Una mano di pietra poi. Che cavolo era il Metal Gear? Ma i Metal Gear l'avevano distrutti, c'erano. L'avevano distrutto nel Metal Gear Solid 2, non possono averne fatti altri, che cavolo. Maledizione. Che bello, siamo a testa in giù. Ma che cavolo. Cos'è questa roba? Altro che paranormale, questo non è per niente normale. No! You look well rested, Oddio! big boss. Che pizza che eri! How you've changed. You became a Bastardo! demon for such little Intanto weapons andavano as per that. quelle. Vabbè, non ho letto cosa ho detto. Arcomulle, robe del genere. Well, I'm sure you'll see the bigger Prima o poi picture capirai quando il if you generale change. della situazione. Il quadro generale della situazione. Traditore. Lui faceva parte If you della die here fazione. alive. Se riesci a venire di qui. Ecco qua i teschi. Cioè, lui faceva parte della fazione dove che Revenge this stava con Big time. Boss. Ed era della Xoth. E la Xoth era la stessa fazione I'll di see Big you in Boss, hell, che adesso si chiama Diamond boss. Dogs. Ancora quel coso. Dai! Fai proprio schifo. Oh! Era gigante. Sì, No, vabbè, in Metal Gear. Non è possibile. No, dai, non è possibile che sia in Metal Gear. Di solito mi sembra che in Metal Gear camminava un po' curvo, un po' gobbo, tipo. Oh oh. Oh oh oh. Non si capisce come i teschi fanno parte di loro. Eccoli qua. Stavolta cercherò di mandarli via, almeno di ucciderli, se ci riuscirò poi. Io ci spero tanto di riuscirci anche, se non ho speranze. Se al prima volta, seconda, non ce la farò, me ne andrò. Ok, è andato. Aia. Ok. Uno è andato. Perfetto. Aia. Aia, 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 aia. Fanno male questi, eh. Fanno un sacco di danno. Ok, ne abbiamo preso un altro. Dobbiamo metterci al sicuro. Dobbiamo assolutamente metterci al sicuro. Ok. Un attimo solo che mi riprendo un po'. No. Qua ci prendiamo da soli, sarebbe solo un rischio per niente. Ok, abbiamo preso pure lui.
una vera leggenda, grazie. Ok, raga, ce l'abbiamo fatta alla prima botta. Allora è così facile. Io che mi sono sempre preoccupato per niente. Lol. Ok, dato che abbiamo distrutto anche il sonar radar, possiamo anche andarcene con l'elicottero che atterrerà qui dentro. Raga, sinceramente pensavo che andasse peggio. Cioè, con lui l'ho dovuti anche uccidere, sinceramente. Guarda, schifosi. Mi avete fatto perdere un sacco di tempo. Vaffanculo. Ora ti faccio saltare pure in aria. Anche se non posso, però vabbè. Il mio cavallo, se venisse qui, sarei più contento. Devi venire qui, non che ti fai tutto il giro del mondo. Ecco. Bra, vieni qui. E stai qui. Bravo cavallo. Ok. Guarda raga. Quello lì faceva parte della stessa fazione di Big Boss, di Snake. Faceva parte della stessa fazione di Xoff. Ecco la loro fazione, che era chissà che è. Cioè io posso uccidere il cavallo, però non lo voglio fare. Che bello. Che goduria avere finalmente ammazzato quei schifosi, guarda. Una soddisfazione in corpo. Lo faccio saltare in aria tutto, vaffanculo. Mi avete fatto perdere un sacco di tempo. Ma ormai ci prendo i parigli esplosivi. Stanno in giro. Quindi sto a posto. Incarico della missione completato. Finita. Missione. Perfetto. Informa furtiva, bengala e roba del genere. Buono. Molto bene, boss. Missione compiuta. Forse la prossima volta non sarà così facile, eh. Mamma mia. Una palla assurda sta missione. Chissà quante volte l'avrò ripetuta, però vabbè. Quindi l'unità nebbia, la loro velocità, il modo in cui saltano, non sono umani. E quelle deformità. Hanno attaccato anche i sovietici. E quella specie di scheletro al loro comando. Quell'affare gigantesco che l'ha portato via. Che diavolo sono? Cypher. Allora che cosa vogliono? Qual è il loro obiettivo? Perché sono in Afghanistan? Bella domanda, questo non lo so perché sono in Afghanistan. Però intanto abbiamo recuperato l'ONAD. C'è un'altra cosa che mi... ciò che gli è successo agli Amid. Giusto. Interi squadroni di esperti Mujahideen uccisi senza neanche combattere e nessuna traccia. Che cosa significa tutto questo? Siamo qui per scoprirlo. Sì, hai ragione. Se avremo bisogno di saperlo, la verità verrà a galla. Anche se non è piacevole. Già, anche se non è piacevole. Premi Afghanistan odierno e alla Mother Base 4. Chicken, che bello. Unità di spionaggio è stata creata. Boss, sto creando una nuova unità di spionaggio per supportare le zone operative. I nuovi di questa squadra riusciranno sul campo per condurre la ricognizione. Conoscere in anticipo la fazione del nemico ti aiuterà a portare a termine le missioni più facilmente. E potremmo anche scoprire qualcosa su quell'uomo che faccia il rischio. Allora, boss, si tratta di assegnare il personale di un'unità di spionaggio. Potrebbe esserci uomini assegnati ad altre unità, che però, vabbè. Quindi assegnare gli uomini, vabbè, ho capito. Volontari speciali, buono, dai, buono. Vabbè, ho capito. Il cane che hai portato indietro, un giorno riuscirà a partecipare alle missioni con te. Ma sai, si sente così solo facilmente. Dovresti venire a trovarlo ogni tanto. Torna alla Mother Base. Ci torno, tranquillo. Quanto è bello comunque DD. È pucciosissimo, è bellissimo, porca miseria. Cioè, lo amo quel cane. Eccoci qua. Ciao, bello!
Hai visto? Questa è disciplina. Segui gli ordini come un vero Diamond Dogs. Presto potrà... No, resta, resta! Volevo venire in braccio. Che bello, che è pucciosissimo! Didi, vai! Niente, vabbè, ci ha provato. Il bello è provarci. Riuscirci a un altro punto. Forse non ancora. Ma presto. Molto presto. È bellissimo quel cane, lo voglio assolutamente. Dov'è adesso? Dov'è? No, mi hanno fatto sparire il cane. Ho ricevuto delle offerte di lavoro. Se dicevano quelli di cui tu ti prendi cura, le ho, danno occhiato a tuoi bag. Più mi sei completare, più potrai rispondere al mother base. Raccoglio informazioni per la stazione, rilevamento delle piante e informazioni meteo. Ok. Nel frattempo nel database andiamo a vederci il poster che... No, non è il poster. Qual è il progetto, mi sembra? Sì, era il progetto, ok. Wow, comunque. Afghanistan Dienno. E alla Mother Base, unità di spionaggio. Ok. E poi le due musiche che abbiamo raccolto nella ultima missione. Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al mio canale, lasciate un like, commentate, condividete con i vostri amici, attivate la campanella, iscrivetevi al canale che ho messo sotto in descrizione, rispondete per scegliere i sondaggi e noi vedete gli episodi di Attack on Titan 2 Final Battle. Ciao ragazzi, ciao!